Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo il servizio. Del regolamento, a differenza del tennis, la palla prima di essere colpita deve rimbalzare per terra e posso colpirla massimo all'altezza della vita. Questo ci fa capire che a differenza del tennis, l'ace è molto meno frequente, poco probabile. Perciò quello che cerchiamo è di fare una palla che metta in difficoltà l'avversario per scendere a rete in una maniera più comoda. Adesso vi facciamo vedere il servizio più usato nel padel. Il servizio è backspin o slice. E l'obiettivo di questo servizio è che la palla, quando rimbalza per terra, rimane molto bassa e questo difficolta la risposta all'avversario. Adesso vi faccio vedere tecnicamente cosa dobbiamo fare. Principalmente impugnatura continental o martello. All'inizio il braccio destro con la testa un pochino alta, la mano sinistra non dominante stesa per far rimbalzare la palla per terra. La cosa molto importante che dobbiamo fare attenzione è che se vogliamo eseguire un backspin fatto bene, il punto di impatto non deve essere avanti alla gamba, se no leggermente dietro la gamba sinistra per i destri. Di questa forma è il momento ideale per darle più rotazione di backspin alla palla. Adesso vi faremo vedere dove bisogna indirizzare la palla nel servizio. Usiamo principalmente la palla sul vetro laterale, perché questo ogni tanto crea il dubbio in chi risponde se conviene anticipare o conviene aspettare che la palla rimbalzi nel vetro. Di questa forma crea un pochino di confusione. L'altra zona dove si batte molto è sulla T. Di questa forma tanti giocatori giocano molto vicino al laterale e possiamo metterle in difficoltà. Un paio di consigli tattici sul servizio. Abbiamo detto che è molto importante battere sul vetro o sul centro. Abbiamo detto che è molto importante il servizio in backspin, ma una cosa molto semplice e importante, dobbiamo cercare il punto debole dell'avversario. Se non conosciamo il nostro avversario, come possiamo fare? Semplice, approfittiamo del primo game di battuta per provare una volta sull'angolo, una volta sul centro, una volta sul diritto, sul rovescio, un servizio veloce e uno lento per capire cosa fa fatica il nostro avversario. Secondo consiglio, la velocità del servizio. Ovviamente ci fa pensare un servizio in backspin deve essere eseguito a una velocità alta, ma dobbiamo fare attenzione: se battiamo una velocità alta e l'avversario risponde bene, forse farò fatica ad arrivare comodo a rete. Perciò qualche volta battere profondo a una velocità un pochino più bassa può agevolare la prima volée. Abbiamo detto che il servizio più usato nel padel è il backspin, ma ci sono altri servizi, ad esempio il servizio piatto. Qual è il vantaggio di servire con un servizio piatto? La velocità della palla. Ovviamente, a differenza del backspin, la palla possiamo darle molta più velocità. Quando e a che livello si usa molto frequentemente questo servizio? A un livello principiante o amatore, dove controllare la velocità della palla per chi risponde è molto difficile. Perciò vi consiglio, provate. Se il servizio va dentro, spesso potrete fare il punto. Invece, a un livello alto, servire una palla molto veloce spesso non mi dà il tempo di arrivare comodo a rete. Perciò, a volte è sconsigliato.